Ma io sono convinto che ai cittadini non importi molto quale sia la composizione societaria del gestore. Ai cittadini interessa un servizio efficiente, con particolare riferimento alla continuità del servizio, alla riparazione delle perdite, alla depurazione delle acque, che molto spesso è associata al mare pulito. E su questo ovviamente è indispensabile che ci sia una gestione industriale del servizio.